questa sera ho voluto e vi ringrazio fare questo momento, un momento che vi dico subito sarà innanzitutto di ringraziamento, perché è evidente che voglio davvero dirvi grazie per il lavoro che è stato fatto, ma cercare anche di dare conto di come sono andate le elezioni, di quello che stiamo facendo, di quello che sta accadendo e in qualche modo anche per dare conto di quello che poi accadrà. Abbiamo detto che il nostro percorso, lo abbiamo sempre seguito in questo modo, deve essere un percorso di partecipazione e di condivisione. Continueremo ad andare in mezzo alla gente, tra gli elettori, a spiegare le nostre ragioni, a illustrare i punti del nostro programma e per fortuna, oltretutto anche qui lo voglio dire, visti gli esiti elettorali delle nostre liste, avremo tanti nuovi giovani che entreranno in consiglio comunale, sarà un consiglio comunale molto giovane, molto rinnovato, quindi non è che abbiamo bisogno di andare a prendere i giovani dalle altre parti, li abbiamo già noi, però è interessante aprire un confronto nei confronti di questi soggetti, perché questo è, come dire, l'alleanza, il programma, la coalizione che sicuramente ha riscosso la fiducia da parte dei cittadini. Siamo aperti al confronto, non vogliamo assolutamente chiuderci all'interno dei nostri recinti, abbiamo le nostre idee, abbiamo un programma, sappiamo cosa fare e coloro i quali avranno intenzione di condividere con noi parte di questi programmi evidentemente sono ben accetti. È un punto di partenza importante, quello che noi abbiamo conseguito domenica e lunedì, ma è soltanto la prima parte, del compito che ci attende. Quando vai a noi, se tutti i nostri elettori pensassero che a questo punto il più è fatto. No? Per questo abbiamo già in qualche modo ricominciato, per questo abbiamo già una serie di iniziative che stiamo mettendo in atto. Allora è del tutto evidente che noi dobbiamo fare in modo che soprattutto all'interno dei quartieri la nostra presenza torni ad essere una presenza se possibile ancora più evidente di quella che abbiamo fin qui portato. Stiamo anche pensando a una bellissima iniziativa, vedrete sarà innovativa, molto interessante per la chiusura del venerdì, dell'ultimo venerdì, e nel frattempo cercheremo anche di introdurre altri elementi. Vi assicuro che nel corso di questi primi giorni dopo il risultato, l'entusiasmo, l'affetto delle persone è davvero straordinario, io personalmente non me lo sarei nemmeno aspettato, non è nei confronti della mia persona, guardate, è nei confronti di tutti voi, è nei confronti di questa coalizione che con coraggio, con serietà, con impegno si sta mettendo a disposizione. È nato un po' qui, insomma, no? La nostra coalizione, perché all'indomani delle primarie ci siamo ritrovati qui e magari non credevamo, no? Personalmente avevo anche dei dubbi che saremmo riusciti effettivamente a costruire quello che abbiamo fatto, vi ricordate, no? I cantieri delle idee, la partecipazione, questi temi che sembravano un po' così, no? Messi lì e dovevamo verificare, poi abbiamo visto che il risultato è stato oltre ogni più rosea aspettativa. Ecco, allora tutto ci possiamo permettere meno che di mancare l'ultimo metro per raggiungere la meta, ed è per quello che davvero io nel ringraziarvi per la presenza di questa sera vi chiedo un grande contributo generoso, come voi avete saputo dimostrare, perché l'abbiamo detto allora, lo ripetiamo ancora oggi, sicuramente Monza merita molto ma molto di più.